Questa è la nostra strumentazione, una parte delle nostre strumentazioni analitiche, e nel dettaglio questo è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda le analisi di tipo metabolomico. Questa apparecchiatura in realtà comprende tre sistemi diversi. Il primo, che è un autocampionatore, questo preleva i campioni, il contenuto, e invia direttamente la sostanza, in questo caso sono degli estratti di kiwi, direttamente a questa parte dello strumento che è chiamata HPLC, ovvero una macchina ad alte prestazioni che utilizza delle alte pressioni per separare le molecole nel corso del tempo. In questo modo le molecole singole, potenzialmente singole, raggiungono questa parte dello strumento che è lo spettrometro di massa vero e proprio. Questa parte dello strumento che cosa fa? Identifica le molecole attraverso un sistema che è chiamato frammentazione, ovvero le rompe, al fine di permettere a noi ricercatori l'identificazione a posteriori. In questo modo, da una miscela complessa, un campione complesso che contiene tante molecole, noi siamo in grado di identificarne parecchie. Questa metodica di analisi è estremamente sensibile, quindi ci permette di rilevare e identificare una marea di molecole, tantissime, siamo intorno alle 100-200 molecole, se non di più. E i segnali che vengono rilevati da questo strumento vengono poi inviati al computer, il quale provvede a registrare le informazioni, a salvarle all'interno della memoria fissa, e i file verranno poi recuperati da noi e analizzati e elaborati a posteriori.